No! Ma cucia! Duco! Oggi ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ho cambiato location, volevo girare fuori perché fino a meno di un'ora fa c'era il sole, era tutto splendido. Adesso è scoppiato un temporale fortissimo, tuoni, non lo so, gocce di pioggia grosse così, grandine, vabbè. Mi sono messa qui davanti alle mie librerie per parlarvi chiaramente di libri. Oggi ho deciso di parlarvi di 5 romanzi leggeri. Prima di iniziare e di spiegarvi che cosa intendo io con romanzi leggeri, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Bene, cominciamo. Allora, ho deciso di definire questi romanzi leggeri semplicemente perché sono dei romanzi che, almeno quando li ho letti io, non mi sono risultati particolarmente pesanti, non dovevo essere troppo concentrata, quindi sono storie abbastanza lineari, dove non ci sono troppi personaggi, dove non ci sono non c'è una trama troppo intricata e che per l'appunto si leggono abbastanza velocemente e soprattutto hanno anche un lieto fine, tranne uno in realtà, ma insomma ve lo dirò quando ci arriviamo. E quindi sono romanzi che per i miei gusti chiaramente sono leggeri. Per qualcuno può essere leggera anche la lettura di un saggio, ovviamente. Questo per farvi capire più o meno quali libri vi aspettano, quindi romanzi con lieto fine, con una scrittura piuttosto lineare e semplice, con pochi personaggi, però storie comunque coinvolgenti, con grandi sentimenti, quindi qualcosa da leggere quando si ha voglia di stare bene. Il primo libro che vi propongo, ed è proprio quello che non ha un lieto fine, è Il Cavaliere d'Inverno di Paulina Simons, credo si legga. Non ha un lieto fine perché? Perché questo è il primo di una trilogia, quindi chiaramente ci sta, ecco, che il primo finisca in una maniera un po' che lasci un po' sulle spine, in modo che il lettore sia invogliato a leggere il volume successivo. Io non ho mai letto il secondo volume perché lì per lì, non so, non ne sentivo il bisogno, però col passare degli anni, perché ormai sono passati anni, sento di aver voglia di vedere come continua la storia, quindi magari dopo questo video lo recupererò. Comunque, Il Cavaliere d'Inverno parla dell'amore proibito tra un giovane ufficiale dell'Armata Rossa nel 1941 a Leningrado e una giovane ragazza, Tatiana. Questo libro ha principalmente due cose, un romanzo storico e una storia d'amore. Siamo infatti, come ho detto, a Leningrado nel 1941 durante l'occupazione nazista della città, che secondo me è la parte storica più bella all'interno del libro, bella ovviamente nella sua crudeltà, nella sua insomma nella sua durezza, perché vediamo come le persone affrontano il rigidissimo inverno russo durante l'occupazione, quindi senza cibo, senza possibilità di riscaldarsi, senza soldi, quindi in una situazione davvero di estremo bisogno e estrema criticità. Poi c'è appunto la storia d'amore tra questi due giovani, che è una storia d'amore molto romantica, piena di cioè la loro storia è una storia segreta, quindi piena di ostacoli, di prove da superare, però loro insomma lottano per riuscire a stare insieme. Una storia d'amore che a tratti ho trovato un po' stucchevole, soprattutto il personaggio di Tatiana, che è praticamente un angelo caduto dal cielo, praticamente la persona più buona che esiste al mondo, però insomma io a volte sono ipercritica con questo genere di storie, quando in realtà so che chi ha letto il libro si è trovato veramente molto coinvolto, e quindi una lettura che suggerisco, anche se la stagione non è quella giusta, però è appunto un romanzo di quelli che coinvolge molto, che ci spinge ad andare avanti. È una scrittura molto bella, un diciamo periodo storico scritto in maniera
insomma, molto accurata, e questo mi piace nei romanzi storici, ma allo stesso tempo è una storia veramente molto immersiva, quindi non è una storia che affatica la mente, anzi ci si sente proprio presi. Il secondo libro che vi propongo è I quaderni botanici di Madame Lucie di Melissa da Costa. Questo è secondo me un comfort book, cioè una di quelle storie che fanno sempre bene, ma soprattutto fanno bene quando stiamo attraversando un periodo in cui ci sentiamo sovraccarichi, particolarmente stressati, in cui ci sembra che la nostra vita non corrisponda ai nostri sogni, in cui ci lamentiamo di ogni cosa e ci sembra che tutto vada male. Questo è uno di quei libri che ci fa vedere il mondo in maniera diversa. La protagonista è Amande, non mi ricordo mai i nomi, che all'inizio della sua storia sta vivendo un lutto gravissimo. Ha infatti perso all'improvviso, a causa di un incidente, se non erro, il marito e la bambina che portava in grembo. Quindi una tragedia enorme che la spinge a trasferirsi in una casa, prende tipo, va tipo in aspettativa, insomma, lascia il lavoro per un periodo e decide di trasferirsi in questa casetta che ha preso in mezzo nella campagna, che ha preso in affitto per vivere completamente il suo dolore. Quindi all'inizio questa casa funge proprio da rifugio per lei e per il suo dolore, cioè lei quasi si crogiola in questo dolore, lo vive in pieno, ci vuole cadere dentro, non lo vuole evitare e questa casa, diciamo, diventa il suo bozzolo, non apre quasi mai le finestre. Mangia malapena, non si cura di sé assolutamente, nonostante l'interesse di amici e parenti che cercano di tirarle sul morale, insomma, in qualche modo di farla reagire. A un certo punto in questa casa lei trova questi quaderni botanici che in realtà sono delle agende di Madame Lucie, che era la proprietaria della casa. E in questi quaderni vede annotate tante informazioni relative alla cura dell'orto e delle piante. E quasi per curiosità, quasi così, senza in realtà grandi aspettative, comincia a seguire quelle istruzioni e a curare, quindi a prendersi cura di un pezzo di terra che è fuori da casa sua. E questa si rivelerà essere una cura di incredibile importanza per lenire il suo dolore. Non dico altro perché secondo me questo poi è un libro, questo è scritto nella trama, poi insomma il libro va in realtà assaporato e vissuto passo passo. Chiaramente poi entrano in scena anche altri personaggi. È un libro in salita, nel senso che non ci sono tanti alti e bassi. È un libro in cui il viaggio della protagonista parte dal basso e comincia pian piano a risalire. Come ho detto, è un libro che ci fa sentire confortati, quindi secondo me è una lettura che mescola la crescita personale con il romanzo. Altro libro che vi suggerisco, una lettura sempre molto emozionante, per l'appunto leggera ma confortante e confortevole, è Il colore della gioia di Diana Rossi. Il protagonista del libro si chiama Alberto ed è un nonno, il nonno di Tino, un bambino molto curioso che gli chiede quando sia il suo compleanno e Alberto risponde che lui l'ha perso il compleanno, nel senso che non sa quando sia. Infatti, Alberto è cresciuto in un orfanotrofio e non ha mai saputo qual è il giorno della sua nascita. Quindi, per una serie di motivi, nipote e nonno decidono di iniziare un viaggio attraverso la Spagna per scoprire quando sia il compleanno di nonno Alberto. Quindi il loro viaggio va chiaramente a ritroso, nel senso che iniziano dall'orfanotrofio, dove diciamo iniziano anche i ricordi di nonno Alberto e cominciano a fare un cammino indietro, seguendo insomma le informazioni che via via riescono a trovare. Comincia un cammino indietro verso la nascita di nonno Alberto per capire quando, come, dove sia nato. Allo stesso tempo i capitoli sono intervallati anche con altri personaggi che raccontano, diciamo, il loro incontro con Alberto. Ci sono praticamente dei personaggi che a un certo punto della loro vita hanno incrociato la strada con quella di Alberto e quindi vediamo parti della sua storia anche dal punto di vista di altri personaggi. Sembra molto più incasinato di quanto non sia in realtà è veramente molto godibile ed è una storia bella perché parla di viaggio, parla di scoperta
dà di sé, parla di memorie, parla di famiglia, è veramente una coccola anche questo libro, e vi leggo la parte finale della trama perché è bellissima. E a poco Alberto si renderà conto che il passato non è affatto un cimitero di rimpianti e che i ricordi sono come i fiori, crescono e sbocciano anche quando meno te lo aspetti, riempiendo la nostra esistenza dei colori della gioia. Quarto libro che vi suggerisco, Il diavolo vince a Wimbledon di Lauren Weisberger. Comunque, l'autrice del Diavolo Veste Prada. E infatti questa storia è praticamente, leggere questo libro è come guardare Il Diavolo Veste Prada, per l'appunto, comunque un film del genere. Qui parliamo di tennis, la nostra protagonista, della quale ovviamente non so il nome, che è Charlie, Charlotte Silver, detta Charlie, è una bravissima tennista. A un certo punto, insomma, è costretta a fermarsi perché si fa male a una caviglia, se non erro, e insomma, per paura di vedere tutti i suoi sogni dal punto di vista di risultati sportivi andare in fumo, la sua vita praticamente si incrocia con quella di un coach molto particolare, un uomo che è praticamente considerato il coach dei coach, cioè colui che, nonostante sia burbero, antipatico e pieno di difetti, è in realtà colui che ha allenato grandi campioni dello sport. Quindi abbandona chi la seguiva prima per gli allenamenti, per la preparazione, e si affida a questo coach, che però le insegna che non si può vincere restando buoni, e quindi cambia totalmente la protagonista, nostra Charlie, che deve cambiare look, deve cambiare atteggiamento, deve cambiare anche il suo modo di vivere la propria vita e lo sport. E lei si ritroverà praticamente a indossare i panni di una donna che forse non la rappresenta in pieno. La trama, vabbè, è questa, ma in realtà c'è molto di più. È una lettura coinvolgente, per l'appunto uno di quei romanzi un po' frizzanti che alternano le avventure di personaggi molto particolari, ma nei quali riusciamo in qualche modo anche a rispecchiarci. Che cosa saremmo disposti a fare pur di raggiungere i nostri obiettivi? Intanto il cane chiede le mie attenzioni, perché lui a quest'ora di solito dorme, tranne quando registro video. Comunque, libro consigliato. Infine, l'ultimo titolo che vi propongo è Una crociera sui tacchi di Valeria Angela Conti, della casa editrice Book Salad. Ci tengo a dirlo perché questo l'ho comprato al Salone del Libro di Torino di qualche anno fa ormai, da una casa editrice che non conoscevo, ed è lì che ho capito che al Salone del Libro bisogna scoprire le case editrici che non si conoscono, più che dedicarsi a quelle più famose che comunque ripropongono quello che ritroviamo anche nelle librerie. Invece questa è stata proprio una piccola chicca. Allora, la protagonista di questo libro è una donna che è stata lasciata poco prima del matrimonio. Anche qui siamo proprio in una commedia frizzante, come guardare un film. Quindi abbiamo una donna che si ritrova improvvisamente sola e che ha prenotato una crociera come viaggio di nozze, oltretutto una crociera bella lunga, però non ricordo i dettagli dove andassero, comunque era una bella crociera, e che è costretta ad annullare tutto. In realtà però decide di darsi, diciamo, un nuovo inizio, ecco, di dedicare a se stessa questa crociera per potersi liberare dalla sofferenza di questa separazione, e quindi di dedicarsi alla vacanza in solitaria, e decide di partire. E su questa crociera, una crociera sui tacchi, perché lei è un po' come la protagonista di Love Shopping, no? Quindi una donna sempre in tiro, che piace, a cui piace sentirsi bella, ecco, nei propri vestiti, e si ritrova a conoscere tanti personaggi all'interno della crociera, e anche a dover in qualche modo svelare un mistero, perché ci sono dei furti all'interno della crociera e nessuno riesce a capire chi possa essere. Quindi anche questa è una lettura proprio quasi da ombrellone, che però secondo me è perfetta per certi periodi in cui abbiamo proprio bisogno di qualcosa di tranquillo, che ci faccia a tratti sorridere, che ci faccia viaggiare, come accade in questo caso, e che ci faccia vedere il punto di vista di una donna forte che riesce a ripartire nonostante le delusioni che a volte la vita ci riserva. Beh ragazzi, il video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, è stato uno di sé registrare questo video perché il cane mi stava rompendo le scatole tantissimo, non ne vuole sapere di fermarsi un attimo e non richiedere la mia attenzione.
Comunque spero che sia soddisfacente. Voi fatemi sapere cosa ne pensate, se ci sono altri titoli che aggiungereste alla lista di libri leggeri, libri che ci facciano proprio rilassare e che in qualche modo ci facciano stare bene. E io con questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con un altro video. Ciao!